abbiamo il presidente Gariglio, il candidato più votato del PD. Qual è l'apporto del suo partito a questo successo di Chiamparino? Partito Democratico con un 37% si profila come il pilastro della maggioranza di centrosinistra, del resto il risultato ottenuto alle europee è ancora più alto, il 40%, quindi noi siamo molto contenti, torniamo a essere il primo partito del Piemonte. Non lo eravamo dalle scorse elezioni politiche. Rispetto all'anno scorso abbiamo acquistato 270.000 voti, i grillini ne hanno persi 220.000. Quindi numericamente mi pare un dato significativo. Si vede l'effetto della guida di Renzi e dell'azione del governo nazionale, unito al fatto che avevamo un candidato credibile e autorevole. Adesso non ci resta che aspettare i risultati definitivi e poi partire per cambiare la regione, ci sono tantissime cose da fare, quindi è una sfida vincente e sono convinto che si possa fare bene. Una maggioranza ampia, quindi. La legislatura dovrebbe procedere facilmente. Sul programma qualcosa si può già avanzare? Credo che il primo obiettivo del nuovo Presidente e della sua Giunta sarà quello di far ripartire e mettere in mano i servizi pubblici fondamentali erogati dalla Regione, sanità, servizi sociali, trasporto pubblico locale, diritto allo studio. E poi un grosso impegno per far ripartire il lavoro, l'economia. È la prima sfida che abbiamo di fronte. La Regione può fare alcune cose, altre in prevalenza possono essere fatte dal governo nazionale. Penso che un'azione congiunta Renzi-Chiamparino possa portare molti benefici. Grazie Presidente.